Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui presenti a questo webinar. E innanzitutto vorrei ringraziare Casa delle Lingue per avermi proposto di tenere questo webinar. In questa sede io condividerò con voi la mia esperienza di 3 anni di insegnamento online. Devo dire che all'inizio, 3 anni fa, quando una scuola online mi propose di dare delle lezioni via Skype, mi sono trovata un po' spiazzata, non sapevo da che parte cominciare. Poi, grazie anche ad una tesi di master, ho fatto delle ricerche, appunto per, alzare la qualità, soprattutto da un punto di vista tecnologico, delle mie lezioni. Ricerche che poi ho continuato anche per conto mio e quindi oggi sono qui per condividere con voi quello che ho imparato nel corso di questi anni. Allora, prima di cominciare con le slide, mi piacerebbe lanciare un sondaggio, mi piacerebbe sapere tra di voi se avete esperienze di insegnamento online, quindi se avete molta esperienza, nessuna, abbastanza, eccetera. Quindi vediamo un po' che cosa avete da dire in merito. Allora, lasciamo un po' di tempo per le risposte. Beh, allora devo dire che c'è una metà che non ha nessuna esperienza, invece poi ve la giocate bene tra chi ne ha poca e chi ne ha abbastanza. Spero in ogni caso di darvi qualche spunto utile e stimolante per le vostre lezioni online. Allora, cominciamo con le slide. E quindi, lezione di italiano via Skype, come unire didattica e tecnologia. Come dicevo, 3 anni fa, quando mi sono trovata, a dover fare delle lezioni via Skype, all'inizio ero molto spaventata. Ero molto spaventata da questo spazio, bidimensionale, non sapevo molto bene come rapportarmi con lo studente e non sapevo addirittura, se avrei dovuto ricercare un nuovo metodo per fare, queste lezioni. Fortunatamente sono venuti in mio aiuto due studiosi e ricercatori di due università americane, Warschauer e Meskill, che fanno delle ricerche sull'uso della tecnologia nello sviluppo del linguaggio. E questa loro citazione devo dire che mi ha veramente chiarito molto le idee. Quindi Warschauer e Meskill sostengono che, per quanto ne sappiamo, nessuno si è mai chiesto se un libro o un'intera biblioteca favoriscano o meno l'apprendimento di una lingua. Allo stesso modo, sarebbe inutile chiedersi se il computer o Skype o Internet abbiano questa funzione. E concludono con il fatto, o anzi cominciano, dicendo che il computer è uno strumento, e io riporto la mia esperienza, Skype è uno strumento per l'apprendimento, non è un metodo. Quindi a questo punto nasce spontanea la domanda, posto questo, come posso quindi creare la migliore lezione possibile unendo didattica e tecnologia? E quello che io posso dire in base alla mia esperienza è che per creare la migliore lezione possibile è molto importante utilizzare il metodo o l'approccio che già utilizziamo in presenza, chiaramente però adattandolo all'online. E come posso fare questo? Sicuramente adattando il materiale che ho in possesso, quindi se utilizzo uno o più libri o comunque del materiale cartaceo, non farò altro che scannerizzarlo per poterlo poi mettere nel computer e condividerlo con lo studente. Posso chiaramente creare dei materiali ad hoc, posso utilizzare delle applicazioni online per creare delle attività didattiche che tra poco vi mostrerò e chiaramente posso utilizzare i contenuti della rete, che sicuramente è qualcosa che la maggior parte di noi fa già anche in presenza,
però li posso usare per ciò che sono realmente, cioè dei testi autentici che ben si prestano ad una lezione online. Quindi potrò usare un commento su Facebook o una recensione su TripAdvisor o un video di YouTube proprio in qualità di testi autentici. Vediamo ora quali sono gli strumenti peculiari delle lezioni online. Prima di andare avanti vorrei lanciare un altro sondaggio e vorrei sapere se voi che state seguendo questo webinar vi considerate degli insegnanti tecnologici. Allora, vediamo quali sono le risposte. Beh, direi che la maggior parte di voi si considera abbastanza tecnologico e qualcuno poco tecnologico e qualcuno molto tecnologico. Beh, ho una considerazione che solleverà tutti voi. Tutto quello che stiamo per vedere in questo webinar è veramente facilissimo da applicare ed attuare anche per chi è poco tecnologico, quindi possiamo veramente risollevare gli animi. Allora, adesso vorrei porre l'attenzione su un elemento che all'inizio della mia esperienza di lezione online mi aveva causato non pochi disagi, ovvero il cercare uno strumento di condivisione nel quale sia l'insegnante che lo studente potessero interagire. Questo strumento è chiaramente rappresentato in classe dalla lavagna e quindi quello che io ho fatto è stato ricercare delle lavagne virtuali che potessero prestarsi molto bene all'uso che ne volevo fare. Allora, ora prenderò in esame due lavagne che sono tra le migliori che ho potuto conoscere e sono iDrew e Scribblr. Devo dire che sono entrambe degli strumenti veramente molto validi e di qualità, sebbene siano entrambe perfettibili e abbiano degli aspetti, oltre che sicuramente positivi, anche negativi. Ora procederò a condividere con voi il mio schermo per farvi vedere come funzionano queste lavagne. Allora, condivido il mio schermo che dovreste vedere. E qui abbiamo Scribblr. Come vedete, abbiamo una schermata bianca, quindi proprio una lavagna. Qui abbiamo la possibilità di cambiare lo sfondo sia con righe e quadretti, sia con vari colori, ma io preferisco sempre tenere lo sfondo bianco e qui abbiamo una molteciplicità di strumenti che sia insegnante che studente possono utilizzare simultaneamente. La parte più interessante di Scribblr è qui alla destra, quindi abbiamo un'area dedicata ai partecipanti, quindi in questo momento compaio soltanto io, però nel momento in cui io invito lo studente nella mia lezione, comparirà anche lui qui con il suo nome. Come lo faccio a partecipare ad una lezione? Molto semplicemente condividendo con lui l'indirizzo della lavagna, quindi mandandoglielo via mail o su Skype. Lui semplicemente cliccherà sul link, scriverà il suo nome utente e sarà immediatamente dentro la lavagna e comparirà appunto qui sotto. Un'altra area molto interessante di Scribblr è quella rappresentata dalla libreria e qui l'insegnante può caricare tutti i materiali che desidera per poter fare la lezione. Quindi si possono caricare immagini, si possono caricare file PDF, si possono caricare PowerPoint e via dicendo. Io utilizzo moltissimo i PDF e quindi in questa sede vi farò vedere un esempio di materiale didattico caricato con file PDF. La cosa molto interessante di Scribblr è che lo studente può in qualsiasi momento scaricare, basterà cliccare su questa icona, può scaricare
tutti i materiali che io ho caricato in precedenza. Questo significa che io non avrò nessun bisogno di inviare precedentemente allo studente i materiali, quindi non dovrò creare cartelle su Dropbox, non dovrò mandare email, non dovrò inviare su Skype nulla, perché lo studente troverà già qui tutto quello che gli serve. Ed inoltre, questo materiale rimarrà sempre presente, quindi lui semplicemente cliccando sul link che corrisponde appunto alla sua lavagna potrà in qualunque momento accedervi. Andiamo ad aprire un esempio di lezione. Ho caricato l'unità 4 di Al dente 3. Qui potete vedere che si possono scorrere le varie pagine dell'unità. E vediamo un po' quali sono gli strumenti che magari si possono utilizzare di più durante una lezione. Quindi con il cursore io posso spostare la mia pagina per lasciare spazio ad un'altra pagina oppure per scrivere qualcosa in fianco. Con la matita posso scegliere il colore, posso scegliere lo spessore del tratto e molto semplicemente potrò andare a sottolineare, evidenziare e via discorrendo. Con questi strumenti posso tornare indietro e andare avanti e poi ho anche la possibilità di proprio cancellare totalmente tutto quello che è presente sulla lavagna con questo simbolo. Un'altra cosa interessante è che posso scaricare il file PDF di quello che è stato creato sulla lavagna. Ho anche la possibilità di scrivere, quindi posso scegliere le dimensioni del font, posso scegliere il tipo di carattere e poi mi posso in qualunque punto della lavagna mi posso mettere per scrivere e poi potrò con il cursore spostare il testo che ho appena prodotto. Una cosa che secondo me è una caratteristica negativa abbastanza determinante di Scribblr è il fatto che, come potrete forse vedere, non ha una grande risoluzione grafica e visiva, quindi purtroppo lo studente e nemmeno l'insegnante può fare lo zoom, non può ingrandire, non può rimpicciolire, ma la pagina è questa come si presenta e tra l'altro vi faccio vedere che nel momento in cui io provo a ingrandire la pagina proprio c'è una totale sgranatura dei caratteri e via dicendo. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui lo studente deve fare un'attività di lettura o semplicemente vuole ingrandire la pagina, dovrà utilizzare in parallelo il file PDF scaricato in precedenza. E quindi questo è forse un lato abbastanza negativo di Scribblr, perlomeno per l'uso che ne faccio io, che uso molto appunto i file PDF. Un'altra cosa interessante di questa lavagna è l'utilizzo della chat. Quindi qui, come vedete, io posso scrivere nella chat e interagire con lo studente e qui la chat dà l'opzione, oltre di scegliere la dimensione dei caratteri, posso anche salvare la trascrizione della chat. Quindi, se ho fatto un lavoro di lessico, abbiamo creato una lista di parole, abbiamo scritto un piccolo testo, lo studente con un semplice clic potrà salvarsi in un file Word ciò che è stato trascritto e questo sicuramente è un aspetto positivo di questa lavagna. Andiamo ora a vedere l'altra lavagna che si chiama iDrew. Allora, anche qui abbiamo una schermata bianca che possiamo decidere di cambiare con meno opzioni rispetto a quelle che ha Scribblr. Anche gli strumenti che iDrew mette a disposizione sono inferiori rispetto a Scribblr, però devo dire che sono comunque si prestano tutti abbastanza bene per la lezione, che perlomeno per il tipo di lezione che io svolgo. Anche per iDrew si può salvare la lavagna come file PDF o come immagine, e quindi bene o male le caratteristiche essenziali che servono per una lezione di italiano sono soddisfatte da entrambe le lavagne. A questo simbolo compare il link. E devo dire che a differenza di Scribblr, iDrew è un po' più macchinoso da utilizzare da parte dello studente, nel senso che
lo studente dovrà creare un piccolo account per accedere alla lavagna. Un piccolo account significa che deve scrivere la sua mail, un nome utente e una password. Quindi comunque diciamo un minuto e mezzo di lavoro che poi gli permetterà di accedere sempre e comunque alla lavagna. Anche Scribble, anche iDrew dà la possibilità di utilizzare una chat, ma a differenza di Scribblr non dà la possibilità di salvarne la trascrizione, anche se devo dire questo problema, se così vogliamo chiamarlo, è ovviabile dal fatto che possiamo tranquillamente fare copia e incolla o può farlo direttamente lo studente stesso e incollare quanto è stato scritto in un file Word, quindi diciamo che è un aspetto negativo abbastanza risolvibile. Qui posso caricare delle immagini o i file PDF che adesso vi andrò a far vedere. Un altro aspetto negativo rispetto a Scribblr di iDrew è che lo studente non ha accesso ai file PDF, quindi questo che state vedendo ora lo vedo soltanto io, i miei studenti non lo vedono. E ciò significa che io, nel momento in cui ho preparato la lezione, dovrò comunque mandarla in separata sede al mio studente. Ora vediamo un esempio di come si vedono i file nella lavagna iDrew e qui forse salta all'occhio subito qual è la differenza e il grande plus che ha iDrew rispetto a Scribblr, ovvero una risoluzione e una qualità grafica e visiva sicuramente maggiore. Inoltre, iDrew permette di fare lo zoom indietro per rimpicciolire, lo zoom avanti per ingrandire e quindi, volendo, durante la lezione si può utilizzare, soltanto, la lavagna senza bisogno di utilizzare in parallelo un altro file PDF per fare delle attività di lettura. Qui vediamo un po' la funzionalità degli strumenti. Allora, con il cursore sposto la pagina, con la matita posso scegliere il colore, posso scegliere lo spessore del tratto e posso andare appunto a evidenziare, sottolineare, cerchiare e via discorrendo. Anche qui posso ritornare indietro e andare avanti e quindi vediamo che l'utilizzo della lavagna è pressoché identico e permette di svolgere una lezione in maniera molto agevole. Adesso, se io pulisco la lavagna, mi scompare tutto quello che avevo scritto finora e andiamo a vedere magari come si può svolgere un esercizio preso da il file PDF di un libro che magari normalmente utilizzeremmo durante una lezione in presenza. Qui siamo di fronte a sempre un'unità didattica. L'unità didattica 4 di Aldente 3. Quindi, se vogliamo vedere con lo studente il lessico da utilizzare, ad esempio, per parlare di paranormale, quindi vogliamo fargli completare questa mappa mentale, semplicemente lo studente cliccando su questo simbolo ABC e scegliendo la dimensione e il colore del font che vuole utilizzare, può scrivere quello che vuole. Quindi, ad esempio, adesso qui mi sono posizionata nel luogo sbagliato, ma non c'è nessun problema. Ad esempio, paranormale, allora mettiamo che lo studente voglia scrivere fantastico. In questo modo io posso spostare quello che ho scritto e posizionarlo dove meglio credo. Quindi credo che sicuramente il fatto che la qualità visiva di iDrew sia molto alta permetta di usarlo molto agevolmente, forse dal mio punto di vista molto meglio rispetto a Scribblr, mentre invece se voi vi concentrate di più su attività di lessico come lista di parole o piccoli test scritti, forse Scribblr fa più a caso vostro perché chiaramente potete salvare la trascrizione della chat. Una cosa molto importante è che entrambi questi strumenti, per essere usati, diciamo, nel pieno delle loro potenzialità, sono a pagamento. Siamo nell'ordine di, mi sembra, 15 euro per Scribblr e 11-12 euro per iDrew al mese, e questo permette di avere, insomma, quasi potenzialità illimitate all'interno della lavagna. Poi ci sono vari piani tariffari con i quali si possono fare più o meno cose.
Allora, ritorniamo alle nostre slide, quindi interrompo la condivisione e attendo il ritorno delle slide. Eccoci qui e quindi adesso ho fatto un piccolo riassunto delle qualità positive e negative di ciascuna delle due lavagne. Quindi abbiamo Scribblr, le cose molto positive, è possibile salvare la chat. È possibile scaricare i documenti, ma purtroppo c'è una bassa qualità dei file caricati. Mentre per quanto riguarda iDrew c'è una buona risoluzione dei file, ma non è possibile scaricarli né salvare la chat. Quindi, diciamo, sono due lavagne tra loro complementari. Un altro strumento di condivisione di utilizzo simultaneo, davvero a mio parere molto valido, è Google Docs. Io lo uso davvero molto, però chiaramente dipende dal tipo di attività che si fanno con gli studenti. Allora, Google Docs, probabilmente molti di voi lo conosceranno e lo utilizzeranno anche già, è un'applicazione di Google che permette di condividere e di lavorare simultaneamente su file Word. Quindi io se ho un'attività di lessico o lo studente vuole annotarsi delle parole che emergono durante una conversazione, sicuramente con Google Docs è un lavoro veramente molto immediato e molto semplice da realizzare. Questo è uno screenshot che ho fatto durante una lezione online usando appunto Google Docs. Ho oscurato la studentessa per motivi di privacy, ma la sua presenza, oltre appunto all'immagine di Skype, si vede da questo simbolo e anche qui in piccolo non si vede molto, ma c'è il cursore dello stesso colore del suo simboletto che mi permette di vedere che lei è presente nel file e anche in quale punto del testo sta lavorando. Quindi, se devo fare una lista di parole o ad esempio per studenti che hanno un grande interesse nel lavorare sui testi scritti, direi che non c'è strumento migliore di Google Docs perché lo studente può offline, quindi da solo a casa, scrivere il suo testo e poi nel momento in cui io entrerò nel file ce l'avremo già lì pronto per lavorarci insieme, per cancellare, per riscrivere, per evidenziare e via discorrendo. Chiaramente anche Google Docs ha degli aspetti negativi, e cioè che è utilizzabile solo con account Gmail, quindi se lo studente non ce l'ha e gli interessa utilizzare questa applicazione, dovrà crearsene uno per forza. E soprattutto non è possibile condividere simultaneamente i file PDF. O meglio, io posso caricare in Google Drive un file PDF, ma non ho in nessun modo la possibilità di interagire su questo file con lo studente. Quindi Google Docs non si può con le lavagne, ma andrà fatto un uso complementare a seconda del tipo di attività che vorrò fare, che vorrò proporre allo studente. Vediamo adesso quali sono delle attività ludiche passare dalla classe, quindi da una lezione in presenza allo schermo. Io fin dall'inizio ho pensato a come potessi trasporre queste attività ludiche perché sono una grande giocherellona, amo molto giocare con gli studenti e forse preferisco farli giocare tra di loro perché in questo modo sfruttano delle competenze del parlato spontaneo e via dicendo che altrimenti si hanno poche occasioni di sfruttare. Allora, cominciamo con il roleplay, attività che sicuramente moltissimi di noi faranno durante le lezioni in presenza. Io ho notato, soprattutto per quanto riguarda il roleplay, ma in generale per tutti questi tipi di attività ludiche, che durante le lezioni online, ma in realtà anche durante le lezioni in presenza, se queste lezioni sono individuali, quindi se lo studente deve interagire con l'insegnante, solo con l'insegnante, c'è un grande rischio da parte dello studente di innalzare il filtro affettivo, quindi aumentare i suoi livelli di stress e alla fine il gioco diventa più uno stress e causa di ansia
che è motivo di divertimento e di sviluppo di abilità linguistiche. Quindi, come possiamo fare per cercare di ridurre al massimo lo stress? Sicuramente, per quanto riguarda il roleplay, una cosa che ho notato che, perlomeno nelle mie lezioni, ma è assolutamente una cosa soggettiva che può essere diversa per ogni insegnante. Durante le mie lezioni io ho notato che i roleplay che funzionano meglio online sono i roleplay al telefono. E perché? Perché io posso sfruttare al meglio lo strumento Skype e posso rendere l'attività più autentica rispetto a quello che avviene in classe. Perché? Perché posso spegnere semplicemente la modalità video e quindi la chiamata via Skype rimarrà appunto una semplice chiamata dove ci sarà soltanto il senso dell'udito a farla da padrone. E quindi, ad esempio, se faccio un'attività, non so, chiamare il ristorante per prenotare un tavolo, chiamare l'amico per dire che sono in ritardo, sicuramente durante un roleplay online sarà più autentica e sembrerà davvero molto più simile ad una chiamata reale, perché comunque. Se facciamo la stessa attività in presenza, se anche i due studenti stanno schiena contro schiena o non si guardano, comunque la presenza c'è e si nota. Un'altra attività sicuramente molto interessante è la caccia al tesoro. Mi spiego meglio. Allora, la caccia al tesoro, ad esempio, è in presenza, per come la propongo io. Si tratta di dividere gli studenti in squadre o se non ho abbastanza studenti, chiaramente gli studenti individualmente e dare loro dei compiti da svolgere, delle ricerche da fare, delle cose da trovare. Quindi, ad esempio, vai in giro per la scuola e trova un oggetto rosso in 60 secondi. Esci in strada, chiedi a un passante le informazioni per arrivare in un determinato luogo, trascrivile e portale in classe e via dicendo. Questo durante una lezione in presenza devo dire che è molto coinvolgente e diverte molto gli studenti. Per quanto riguarda la trasposizione della caccia al tesoro, ora citerò un'attività molto interessante che ha ideato Silvia Maneschi, che è una insegnante online veramente molto brava ed è anche formatrice per insegnanti online e la sua attività si chiama Corri, afferra e parla. E lei semplicemente appunto ha riportato quello che si fa durante le lezioni in presenza, però ha pensato che sicuramente sarebbe stato ottimo. Non potendo chiedere chiaramente allo studente di uscire in strada lasciandoci soli ad aspettarlo davanti al computer o comunque essendo una lezione via Skype in un contesto completamente differente rispetto a quello di una scuola, ha pensato di agire su quella che è la sfera privata e affettiva dello studente. Quindi, ad esempio, dopo aver fatto un'attività sul lessico dell'alimentazione si può dire allo studente: vai in cucina, apri il frigo e porta tre tipi di verdure, oppure vai al tuo cestino della frutta e porta tre tipi di frutta, o prendi due posate. Quindi riutilizzare il lessico che è stato appreso in precedenza e attingendo alla sfera personale dello studente, che poi tra l'altro è anche la sfera per cui lo studente studia, nel senso per interagire parlando di se stesso, degli altri o comunque della realtà che lo circonda. Allo stesso modo funziona l'attività delle descrizioni, quindi si tratta di dire allo studente di prendere un oggetto che ha in casa suo, e di descrivercelo, oppure nel caso in cui abbiamo visto il lessico per quanto riguarda la casa, si può chiedere allo studente di farci proprio il tour della casa, elencandoci il nome delle stanze o dei mobili che sono all'interno o di una sola stanza. E, chiaramente ci tengo a fare un piccolo, così a dare questo mio punto di vista, per tutte queste attività è molto importante la relazione che ha l'insegnante con lo studente e la
coscienza e la conoscenza dell'insegnante verso lo studente. Quindi, a mio parere, queste attività non sono per tutti gli studenti, ma sono per gli studenti che ben si prestano a mettersi in gioco, che non sono particolarmente timidi, che non hanno problemi a mostrare a noi la propria sfera privata. Per quanto riguarda invece le applicazioni per creare attività didattiche in modo semplice e divertente, siamo appunto giunti a questa che è forse la parte più interessante di questo webinar. Prima di farvi vedere qualcuna di queste applicazioni, mi piacerebbe lanciare il terzo ed ultimo sondaggio e vorrei sapere se l'uso di applicazioni da usare durante una lezione online vi frena, vi spaventa, vi incuriosisce o vi entusiasma. Quindi vediamo come rispondete. Benissimo, allora vedo che la maggior parte di voi è incuriosita, qualcuno addirittura è entusiasmato e qualcuno anche che si fa frenare, si fa spaventare, ma vedrete assolutamente che non c'è niente di difficile e anzi è veramente molto semplice e immediato. Allora, adesso vi mostrerò tre siti internet che io utilizzo per creare delle attività didattiche, sono appunto Class Tools, Purpose Games e Will Decide. Allora, procedo a condividere ancora una volta il mio schermo. E vediamo un attimo. Condividi schermo, molto bene. Ok, allora dovreste vedere il mio schermo, benissimo. Allora, cominceremo da Purpose Games. Allora, ho pensato di procedere così, vi faccio vedere prima una piccola attività che ho creato in precedenza e poi vi faccio vedere come si crea un'attività simile. Quindi, queste sono delle domande, diciamo, è un'attività per ripassare le domande in un livello iniziale di apprendente, le domande per fare conoscenza. Quindi qui sulla striscia gialla compaiono le domande e lo studente deve semplicemente cliccare la risposta corretta. Quindi, ad esempio, vediamo: dove abiti? A Napoli, in via Toledo, vicino Piazza del Plebiscito. Se la risposta è giusta, compare, si colora di verde. Come ti chiami? Marco Ferrari. Quanti anni hai? Ho 35 anni. Se lo studente non riesce a rispondere ad una domanda, può semplicemente andare avanti e lasciarla per più tardi. Vediamo cosa succede nel momento in cui sbaglia a rispondere. Quindi, ad esempio, di dove sei? Mi piace suonare la chitarra. Primo avviso, risposta errata. Parlo inglese, secondo avviso, risposta errata. Sono commesso in un negozio di vestiti. Terzo avviso e mi si evidenzierà la risposta corretta. Allora, terminiamo il gioco. Che cosa ti piace mangiare? Sono vegetariano. Quali lingue parli? Parlo inglese, spagnolo, un po' di tedesco. Che lavoro fai? Sono commesso in un negozio di vestiti. Cosa fai dopo la lezione? Vado al cinema con due amici. Che hobby hai? Mi piace suonare la chitarra. E qui, quando abbiamo terminato l'attività, comparirà il tempo che lo studente ci ha messo per svolgerla. Devo dire che io non sono molto d'accordo con il dare un tempo agli studenti, perlomeno non in tutte le attività e soprattutto ricordiamoci sempre che il filtro affettivo gioca un ruolo importante, ma purtroppo questo sito non permette di togliere questa funzionalità. Vediamo come possiamo creare un gioco simile. Quindi, semplicemente andando su Create, clicchiamo, questo è un text quiz. Quindi clicchiamo su Text Quiz e qui ci compare la nostra tabula rasa dove creare un gioco da zero. Come vedrete, è veramente molto semplice. Allora, ho pensato di creare un'attività sul lessico del lavoro, sempre presa da Aldente 3. E quindi il titolo mettiamo appunto lessico del lavoro, scegliamo una categoria che è lingue, questo serve perché se qualcun altro cerca
un'attività nella categoria lingue, se mettiamo il gioco pubblico, gli diamo la possibilità di utilizzare il gioco che abbiamo appena creato. Qui possiamo scrivere la consegna, quindi possiamo appunto scrivere a quale competenza si riferisce ciascuna descrizione. Qui andiamo a creare la vera e propria attività didattica. Quindi nella colonna di sinistra scriveremo le descrizioni e nella colonna di destra scriveremo le competenze, le risposte. Quindi, ad esempio, trova soluzioni efficaci, problem solving. Aggiungiamo una riga, apporta idee nuove e la competenza sarà creatività. Aggiungiamo un'altra riga, gestisce bene le emozioni, intelligenza emotiva, ne aggiungiamo ancora due, quindi aggiungiamo favorisce accordi, negoziazione e un'ultima, analizza e valuta oggettivamente e pensiero critico. Qui possiamo scegliere anche delle modalità di impostazione, quindi possiamo scegliere se lasciare il gioco pubblico o privato, possiamo scegliere quante possibilità ha lo studente prima che il gioco termini. Io metto sempre che il gioco termina quando lo studente ha risposto correttamente a tutte le domande. Possiamo scegliere se c'è un tempo massimo di gioco e altre varie possibilità di impostazione. Nel momento in cui faccio save, mi comparirà questo link e cliccando sul link ecco che abbiamo creato veramente in 2 minuti un'altra attività didattica. Quindi gestisce bene le emozioni, intelligenza emotiva, trova soluzioni efficaci, problem solving e via dicendo. Quindi vedete che davvero in 3 minuti si può creare un'attività didattica, magari dopo aver utilizzato la lavagna interattiva dove abbiamo caricato un file PDF, abbiamo visto tutti i vari testi autentici, abbiamo estrapolato il lessico, abbiamo fatto delle attività di grammatica da lì. Ed ecco che poi come attività di consolidamento o anche come attività introduttiva, a seconda di come la vogliamo proporre, possiamo creare un'attività didattica da uno di questi siti. Vediamo un altro gioco che ho creato sempre con Purpose Game, che è la mia combinazione. Quindi abbiamo 3 colonne, articolo determinativo, sostantivo e aggettivo, e quindi è un gioco sempre pensato per un livello iniziale sulle concordanze. Quindi lo studente deve semplicemente cliccare sugli elementi che andranno insieme e se è tutto corretto si evidenzieranno di verde. Quindi ad esempio gli uomini eleganti. E in questo caso vorrei fare un appunto, cioè chiaramente qui ci sono vari aggettivi maschili singolari che potrebbero andare grammaticalmente bene con uomini. Purtroppo questo sito non permette di dare varietà di risposte corrette, per cui credo che la cosa migliore da fare sia semplicemente, se questo emerge, spiegarlo allo studente, ma comunque non credo che vada ad incidere da un punto di vista didattico sulle funzionalità di questo gioco. Quindi, ad esempio, bambini vivaci, il figlio unico, l'orso bruno, la macchina bianca, le amiche simpatiche e lo studente preoccupato. Quindi anche qui è un'attività che molto intuitivamente si può svolgere. Vediamo di crearne una di simile, quindi ritorniamo sempre su Create. Questo è un matching game, quindi clicchiamo su Matching Game. E qui abbiamo sempre la nostra tabula rasa, come la chiamo io, per creare. Allora, ho pensato di proporre un gioco su materiali e oggetti, sempre pensando di completare
una unità didattica, in questo caso sempre da al dente 3. Categoria linguaggio, qui scriviamo la consegna, quindi allora collega nel modo corretto materiali e oggetti. Allora, qui possiamo creare attività fino a 5 colonne. Ora, per un discorso di tempo, ho pensato a questa con due colonne. Quindi, ad esempio, abbiamo barattolo di latta, aggiungiamo una linea e abbiamo bottiglia di plastica, bicchiere di vetro. E aggiungiamone un ultimo, tappo di sughero. Come sempre abbiamo le nostre impostazioni, dove io metto sempre che il gioco finisce quando lo studente ha risposto correttamente a tutte le domande, salva e anche qui in pochissimi minuti ho il gioco pronto. Quindi barattolo di latta, bicchiere di vetro, bottiglia di plastica. E via dicendo. Allora, andiamo adesso ad un altro sito che è Class Tools. Class Tools permette di creare veramente moltissime attività didattiche, anche molto fantasiose, come ad esempio Pac-Man. Io adesso qui, insomma, ho pensato di creare delle cose un po' più classiche. Devo dire che Class Tools, almeno per la mia esperienza, è un po' meno preciso rispetto a Purpose Games, però si presta comunque molto bene a creare delle attività. Allora, qui ho creato un cruciverba sul lessico giornalistico e quindi vediamo ad esempio che se clicco sopra la definizione mi compare il luogo nel cruciverba dove devo andare a scrivere. Quindi, ad esempio, una foto falsa, foto montaggio, e sentite anche con questo simpatico rumore di sottofondo, si evidenzia di verde e mi segnala che ho dato la risposta corretta. Ad esempio, notizia falsa. Allora abbiamo qui la 8 verticale, allora sarà una bufala, e anche qui si evidenzia e il suono mi dice che è tutto corretto. E, una cosa anche interessante di questo cruciverba è che io posso anche salvarlo in file PDF. Quindi, se ho pensato di proporlo come attività offline, se voglio darlo come compito per casa allo studente o qualsiasi uso voglia farne, posso salvarlo in PDF sia il cruciverba sia le risposte. E quindi posso utilizzarlo sia in modalità online che in modalità offline. Vediamo come si può creare agevolmente un cruciverba. Quindi andiamo sulla homepage. Qui vedete in questo menu a tendina del motore di ricerca del sito mi compaiono tutti i vari giochi che io posso creare. Adesso per comodità scriverò Crossword, che è appunto il nome del cruciverba. E qui, anche qui abbiamo la schermata bianca. Ho pensato di creare un cruciverba sul lessico delle emozioni, quindi la consegna sarà completa con il contrario delle parole date. Qui se passo con il mouse sopra Help mi darà le istruzioni in inglese per creare il gioco e qui mi dà un esempio se ci clicco sopra. È davvero molto semplice, quindi basterà scrivere nella colonna di sinistra la parola che corrisponde alla definizione, quindi in questo caso sfiducia, e separandola con un asterisco la parola che dovrebbe scrivere lo studente, quindi fiducia. Nella riga subito sotto abbiamo certezza, incertezza, pazienza, impazienza. Pessimismo, ottimismo, tristezza, allegria, ansia, serenità e ancora due, coraggio, paura e rabbia, asterisco,
calma. Nel momento in cui clicco qui, submit, devo scrivere, devo mettere una password per poi poter tornare a lavorare se voglio fare delle modifiche. Ed ecco, pronto il mio cruciverba. Qui ovviamente è un po', scarso perché per questioni di tempo non ho messo moltissimi items, però, comunque insomma può essere svolto in ogni caso. Ad esempio vediamo pessimismo e ottimismo. Vediamo se sbagliamo. Allora, pazienza, mettiamo che lo studente scriva N, allora mi si colora di rosso la casellina, ma io comunque posso andare a correggerla e poi comunque sarà corretto. Anche in questo caso posso salvare in PDF e quindi in questo modo, vedete, in maniera molto agevole e rapida posso creare un cruciverba, chiaramente più definizioni metto, più il cruciverba diventerà grande e carino da vedere e stimolante per lo studente. Andiamo a vedere un'altra attività che è appunto la slot machine. E qui ho creato un'attività sui connettivi, quindi quando compare il connettivo, lo studente dovrà inventare, dovrà creare una frase utilizzando questo connettivo. Allora, vediamo di far partire la slot machine. Ecco, sentite questi simpatici rumori di sottofondo. Allora, appunto, compare affinché lo studente crea la frase. Se voglio, posso rimuovere la parola perché non ricompaia e di nuovo do il via a una nuova parola. C'è anche l'opzione macchina da scrivere. Quindi lo studente potrà anche, insomma, vedere comparire le parole a seconda della modalità che voi preferite, ma io sicuramente preferisco molto di più la slot machine. Vediamo adesso come si può creare una slot machine, quindi andiamo sempre sulla homepage, scriviamo qui Fruit Machine, che è il nome appunto della slot machine, e qui semplicemente dovrò scrivere la lista delle parole. Attenzione perché purtroppo la lunghezza delle parole è un deterrente, nel senso che non posso scrivere parole troppo lunghe o frasi o definizioni perché la larghezza è proprio lo spazio che abbiamo visto della slot machine, per cui parole brevi, verbi e via dicendo. Infatti ho creato un'attività proprio sui verbi, quindi ad esempio scrivo dei verbi e poi lo studente mi dovrà dire qual è l'infinito di quel verbo, il modo, il tempo, la persona, eccetera. Quindi vogliate, avevamo voluto, avremmo imparato, ci fossimo procurati, accadrà, mi sono trasferita e credete, credete. E in questo caso, se io voglio salvarmi, diciamo, il gioco per poterlo riutilizzare con più studenti, devo, scegliere qui l'opzione di salvare il gioco come pagina web. In questo modo mi si salverà un file Word dove, ci sarà, l'indirizzo che corrisponde al gioco. Quindi basterà cliccare su, questo indirizzo o mandarlo allo studente e potrà accedere direttamente al gioco. Invece, per quanto riguarda gli altri siti, semplicemente basta copiare e incollare dalla barra degli indirizzi. Vediamo come è uscita la nostra slot machine. E qui abbiamo i nostri verbi pronti per essere analizzati. E vediamo l'ultimo sito che uso, che è Will Decide. E qui ho pensato al gioco dei contrari, quindi questa è una roulette. E se io, diciamo, le do il via, alla fine, quando smette di girare, mi compare una parola, un aggettivo, e lo studente mi dovrà dire il contrario di quell'aggettivo. Quindi, ad esempio,
Appunto, abbiamo magro e lo studente dovrà dire grasso. Brutto, bello e così e via dicendo. Per creare una roulette basterà andare sulla home page di Will Decide. Oh, mi si è... Ok. Ogni tanto si blocca perché comunque Adobe pesa abbastanza, quindi diventa un po' tutto più lento, ma normalmente è molto più veloce ed immediato. Qui ho gli spazi dove posso scrivere le parole che poi vorrò che compaiano nella roulette. Devo dire che a differenza della slot machine, posso scrivere anche parole o definizioni o frasi più lunghe, perché anche se negli spicchi non compaiono completamente, però una volta che viene la parola in sovraimpressione, sì che compaiono nella loro interezza. Quindi per fare velocemente possiamo creare un'attività, ad esempio sui numeri, quindi qui scriverò vari numeri, non so, 19.876, 2098, mettiamone un ultimo, 14. Un ultimo ancora 16. Qui nelle opzioni avanzate posso spuntare l'opzione di rimuovere la parola dopo che è comparsa, di modo appunto da non ripetere. Qui posso decidere quanti secondi deve girare la roulette. Adesso metterò ad esempio 3 secondi. Nel momento in cui le do l'ok, si crea la nostra bellissima roulette sui numeri. Posso scegliere i colori, qui diciamo ho lasciato i colori standard, ma poi si possono mettere i colori pastello, i colori tipici della roulette, insomma mi posso sbizzarrire a seconda della mia fantasia e dei miei gusti. Allora, ritorno alle slide, interrompo la condivisione. Ok. Tardano un po' a comparire le slide, ma spero che non sia un problema. Ecco qui, molto bene. E qui abbiamo una bibliografia che ho utilizzato nelle mie ricerche per le lezioni online, per le attività didattiche, eccetera, e la potrete scaricare insieme alle slide quando appunto tra qualche giorno sarà a disposizione sul sito di Casa delle Lingue. E a questo punto il mio intervento è finito e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, eccoci qui. Innanzitutto ringraziamo Giada per la sua presentazione, che è stata molto interessante e direi anche molto chiara. Spero che lo sia risultata anche per i partecipanti. E adesso, ecco, sono arrivate varie domande da tutti voi che ci avete seguite in questo webinar e cercheremo di proporne almeno qualcuna, ecco, in questi 10 minuti di tempo che ci avanzano. Alla nostra presentatrice del webinar di oggi. Dunque, sono molte domande anche a tema diversificato, quindi partirei magari da qualche domanda un po' più globale, insomma, generale. Allora, molte persone chiedono se le lavagne presentate nella prima fase di questo webinar, un po' tutte, sono utili intanto per lezioni collettive, cioè possono essere utilizzate anche per lezioni collettive o fondamentalmente è meglio usarle per lezioni tête-à-tête individuali. Beh, io devo dire che ho sicuramente più esperienza in lezioni individuali, ma si possono sicuramente invitare più utenti all'interno delle lavagne e quindi sì, la stessa schermata può essere condivisa e vista da due o tre persone o più persone con gruppi veramente enormi, non lo so, però con gruppi molto numerosi penso che una lezione così online forse sarebbe anche un po' difficile da gestire. Certamente, no, ci immaginiamo bene. Un'altra domanda, ecco, sempre in linea un po' generale, è questa. Con i tuoi studenti, normalmente come introduci l'uso di questi strumenti che hai presentato oggi? Cioè, magari c'è uno Skype in cui proprio illustri, magari direttamente vedendo con lo studente la pagina web come funziona? Qualcuno chiede se magari mandi un video illustrativo prima di
svolgere la lezione utilizzando quella determinata lavagna o piattaforma? Cioè, come organizzi l'uso di questi strumenti, per le tue lezioni? La domanda, scusami, è riferita alle lavagne, alle applicazioni, diciamo, ai giochi online o a Allora, la entrambe? domanda era riferita principalmente alle lavagne. Sì. Ok. Allora, le lavagne devo dire che sono veramente molto intuitive, e per cui io di solito faccio una lezione di prova gratuita dove faccio vedere. Un po' spiego insomma allo studente il mio metodo, i materiali che uso, cerco di capire le sue necessità e poi gli faccio anche vedere come funziona la lavagna, come condividendo con lui la lavagna e dicendogli vedi il simbolo della matita, devi cliccare qui per scrivere, ma devo dire che nella mia esperienza non è mai stato un problema il capire come le lavagne funzionano. È molto più difficile, soprattutto trattandosi di una lingua differente, è molto più difficile spiegare che fare. Bene, ecco, questa è anche un'altra domanda piuttosto ricorrente. Facendo un attimo una carrellata di tutti gli strumenti che ci hai presentato oggi, quindi quali sono a pagamento, quali non sono a pagamento e vediamo magari un po' di dare delle Sì. Certo, informazioni in questo senso perché lo stanno chiedendo veramente in moltissimi tra i partecipanti. allora, come ho già detto, le lavagne sono a pagamento. Diciamo che iDrew si può utilizzare in versione gratuita, però non permette di caricare file, quindi si può utilizzare soltanto per scrivere o per disegnare, ma direi che per il nostro, per l'uso che dobbiamo farne noi, se non possiamo caricare un file PDF o un'immagine, si perde un po' l'uso della lavagna, quindi direi sì, è a pagamento. Scribblr ha un tempo di prova, mi sembra, di un mese, dopodiché o lo compri o lo paghi, insomma, mensilmente oppure non lo puoi utilizzare. Invece tutte le applicazioni che vi ho mostrato adesso per creare le attività didattiche sono completamente gratuite e nella maggior parte bisogna semplicemente crearsi un piccolo account, ma moltissimi hanno l'opzione di creare l'account da Facebook o da Google Plus, quindi è anche una cosa veramente molto immediata e queste sono comunque gratuite. Benissimo, allora qualcuno chiede se possiamo un attimo riproporre la diapositiva con la bibliografia, perché forse Sì. non l'hanno letta. Certo, comunque poi la bibliografia verrà riproposta, per cui non c'è nessun problema del doversi scrivere determinate cose adesso, verrà riproposta ed integrata perché dovrò aggiungere un altro paio di nomi, tra cui appunto, come avevamo detto prima, l'attività della caccia al tesoro di Silvia Maneschi, così ve la potrò inserire qui e potrete anche magari andarvela a cercare e approfondire per conto Ok, ecco, a vostro. questo proposito mi aggancio a quello che ha appena detto Giada, perché oltre al video della sessione webinar che vi ho già detto che sarà caricato insomma tra qualche giorno e sarà disponibile gratuitamente per voi sul nostro sito web ufficiale, e metteremo a vostra disposizione anche la presentazione in slide di Giada e quindi al termine troverete la bibliografia. E penso, ecco, anche alcuni ce l'avevano chiesto nel webinar di questa mattina, i link a queste ultime pagine online per creare giochi in lingua, insomma, così potete direttamente avere accesso a questi strumenti senza doverli andare a cercare magari in un navigatore, in modo più generico, insomma. Allora, altre domande? Ce ne sono veramente. Veramente tantissime. Allora, che strumenti digitali usi per le tue lezioni? Quindi PC, tablet con penna, hai qualche strumento in via preferenziale? Allora, io uso un computer, io ho un Mac, ma va bene, insomma, qualunque tipo di computer. Devo dire che il tablet alcune volte perde un po' nelle funzionalità. Ad esempio, se io sono su Skype e voglio far aprire allo studente la lavagna o un gioco o via dicendo. Con Skype dal computer rimarrà il contatto visivo perché io potrò vedere lo studente in un'icona grande un po' meno di queste icone dove vedete me e Maria Vittoria, quindi manterremo
il contatto visivo, cosa molto importante. Invece, ad esempio, su tablet o su smartphone il contatto visivo si perde. Quindi, se diciamo chiudo Skype, non vedo più l'altra persona. Quindi, secondo me, se è una cosa che vogliamo fare in modo ricorrente, proprio come un lavoro, è bene munirci di tablet. Chiaramente non possiamo costringere gli studenti a comprare un computer e devo dire che adesso Scribblr si è aggiornato, ma fino a qualche mese fa non si poteva utilizzare sui tablet, quindi con gli studenti che facevano lezione, ad esempio dall'iPad, io non usavo la lavagna, ad esempio. Ok, allora sempre parlando dei giochi, allora, qualcuno chiede se si vuole lasciare un gioco come compito, cioè crearlo perché poi lo studente lo svolga direttamente sulla piattaforma che abbiamo visto. Lo studente deve registrarsi in questi siti, in queste piattaforme, o è sufficiente passargli il link perché lui acceda e possa svolgere un gioco, ad esempio, linguistico? E con alcuni può direttamente accedere e con altri invece si dovrà creare anche lui un piccolo account o se vogliamo possiamo creare un account noi con una password molto semplice, tanto insomma no, non penso che ci sia molto da nascondere in questi tipi di siti e gli diamo noi il nostro nome e la nostra password e lui se li può gestire tranquillamente in questo modo. Benissimo, allora qualche altra domanda è arrivata su Scribblr. Allora, su Scribblr esattamente, intanto ci chiedono se è possibile, molti ce l'hanno chiesto questo, condividere anche file audio e file video per le lezioni. Credo di no, nel senso che Scribblr avrebbe, diciamo, la possibilità di comunicare, diciamo, di fare una cosa integrata, quindi quasi in sostituzione a Skype, però non funziona molto bene e quindi è sempre meglio utilizzarlo in modo complementare a Skype. Per quanto riguarda caricare file audio e video, no, perché come avete visto nella sezione della libreria c'erano immagini, file PDF, snapshot, file Word, ma non c'era la possibilità di caricare video o audio. Ok, e parimenti, quindi sempre su Scribblr, oltre a file PDF si possono scaricare anche altri tipi di file, quindi per esempio un PowerPoint, un Excel, un Word, un Sì. Doc, qualcosa. Tutti quelli che io posso caricare, lo studente li può scaricare. Non mi sembra che compaia Excel, però insomma Word, PDF, immagini, che sono insomma le cose che magari si usano più spesso, lo studente può in qualunque momento farle sue, scaricandole. Perfetto, allora continua a saltare da un punto all'altro della tua argomentazione, ma perché le domande arrivano ovviamente in modo discontinuo come tematica, no? E allora, i giochi prodotti, quindi tornando al discorso di queste applicazioni per creare giochi in lingua, se salvati si possono proporre anche offline oppure no? Beh, vale il discorso di prima, cioè posso darli da fare allo studente quando non è connesso con me alla lezione, però c'è bisogno di internet per usarli, per giocarci. A parte, come abbiamo visto, ad esempio, il cruciverba che si poteva salvare in file PDF, allora in quel caso sicuramente ci saranno moltissime altre attività che posso utilizzare in maniera ambivalente, però devo dire che la maggior parte no, perché ad esempio prendendo l'esempio della slot machine, se io comunque devo cliccare per cambiare, o la roulette, se devo cliccare per cambiare la parola, e va da sé che senza internet sarebbe difficile. Benissimo, allora sarebbero arrivate tantissime altre domande, però purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scorrendo via, però ecco, vorrei tranquillizzarvi sotto questo punto di vista perché avete i nostri contatti mail, nell'ultima diapositiva che vedete ancora proiettata nella sala virtuale avete i contatti di Giada, quindi per qualsiasi altra questione che vogliate approfondire potete scriverci. Mandarvi le vostre osservazioni, le vostre richieste e quant'altro riteniate di aver piacere o bisogno di ricevere. Allora,
Vi ricordo questa registrazione webinar che troverete sul nostro sito internet tra qualche giorno, assieme alla presentazione di Giada con la bibliografia completa e tutti i riferimenti per recuperare il filo logico della sua presentazione di oggi. E a questo punto io direi che ringraziamo Giada. Speriamo che Grazie a voi, siete grazie stati bene in quest'ora di formazione in compagnia di Casa delle Lingue e adesso, come promesso, ecco perché è anche giusto ristabilire un momento di condivisione in chiusura, vi lasciamo ancora con qualche canzoncina conclusiva e riapriremo per circa 15 minuti la finestra della chat che era aperta anche all'inizio perché possiate salutarvi e salutarci. Allora, grazie ancora Giada, grazie Grazie a Casa delle Lingue e grazie a chi ha seguito il webinar fino ad a tutti voi. Ah, ora. ecco, Grazie mille a ricordiamo tutti. anche che visto che questo webinar, che era il primo che abbiamo dedicato a questa tematica, ha riscosso un certo successo, ne proporremo altri probabilmente. Quindi sicuramente tra qualche mese seguiranno nuove puntate in cui magari potremo anche approfondire un po' di più magari qualcuna delle proposte che sono emerse nel webinar di oggi e vedere magari assieme qualche altra applicazione per le lezioni di italiano online. Allora, Certo. arrivederci a tutti, arrivederci a tutte e arrivederci anche a Giada. Grazie. Ciao! Grazie, alla prossima.